Buonasera a tutti voi da Alexia ed eccoci ritornati alla nostra rubrica. Dal titolo risolviamo insieme la rubrica di costellazioni familiari. Questa sera, ragazzi, siamo arrivati alla nostra seconda puntata, che sarà un qualcosa di sensazionale. Cioè, veramente qui ci sono delle chicche e si tratta dei 10 segnali che indicano che hai bisogno di una costellazione familiare. Quindi attenzione, vi spiegherò un pochino quali sono i segnali ai quali dovete fare attenzione e vediamo in quali segnali voi vi riconoscerete poi. Quindi che ci indicano che sarebbe bene fare una costellazione, per vederci un po' più chiaro e per far uscire quelle dinamiche dolorose che noi inconsciamente ci portiamo proprio sulle spalle. Ecco, proprio dai nostri avi di luce abbiamo visto, abbiamo detto diverse volte. Dunque, vediamo un attimino. Allora, per esempio, quando è che io posso avere bisogno di una costellazione? Quando, per esempio, sento un malessere che è inspiegabile, non sto male, però c'è quel sottile malessere che domina un po' la mia mente, i miei pensieri, il mio stato vitale è offuscato perché mi sento sempre un pochino giù, no? Mi sento giù di tono, ho questo malessere diffuso, quindi ecco un bel segnale, il numero uno lo chiamiamo. Poi anche ho una dipendenza, esempio, non riesco a smettere di fumare, quindi le ho provate tutte, ma non riesco proprio a smettere di fumare. Oppure mi sento sempre in colpa, eppure, ma cosa ho fatto? Qualcosa a qualcuno? A me sembra di non aver fatto nulla di male, però mi sento in colpa, ok? Oppure non mi sento degno, in realtà c'è un qualcosa che non mi fa sentire degno, ecco, un qualche dettaglio, qualcosa che io mi porto dietro, c'è una vocina che mi sussurra questo, non sei degno di amore, non sei degno di attenzione. Oppure possiamo dire non so dire di no. E dico sempre sì agli altri, dire sì agli altri è dire un no a se stessi. E al contrario, devo imparare a dire di sì, ma tutte queste cose di cui adesso andiamo avanti con l'elenco, ma volevo dirvi che sono delle fedeltà inconsce, sono proprio ai segreti di famiglia. Ho una fedeltà inconscia alla mia famiglia, al mio albero genealogico e quindi chi sto rimettendo in scena? C'è da chiedersi, attraverso il mio malessere, attraverso la mia ansia, attraverso la mia tendenza alla depressione, al fatto di sentirmi in colpa, non essere degno, non mi sento adeguata, ma chi sto rimettendo in scena? Questo è importante da vedere, quindi attraverso la messa in scena della costellazione. Poi mi vengono in mente anche altri segni, dei segnali che ci arrivano. Per esempio, avvertire sempre una certa ansia per tutto, no? Avere uno sguardo un pochino negativo anche sulle cose, che magari le persone pensano, ma il mio carattere, eccetera. No, non significa quello. Cioè, questa tendenza magari arriva da lontano, perché noi facciamo delle vite che non sono fino in fondo le nostre, appartengono anche ad altri componenti della famiglia, quindi delle generazioni del passato. Ecco perché questo, no? Affermiamo nelle costellazioni. Oppure, meraviglioso, il ripetersi degli stessi copioni. Allora, io attiro sempre quel tipo di uomo, io attiro sempre quel tipo di donna. E qui c'è un motivo, cioè bisogna andare a vedere qual è la dinamica scatenante, dominante, ma soprattutto inconscia che porta sempre a ripetere lo stesso copione. Oppure, per esempio, un conflitto che perdura
e nonostante i nostri sforzi di riappacificarci, riconciliarci con questa persona, che può essere, non so, mio fratello, mia nonna, insomma, chi volete, una persona, invece di, cioè faccio di tutto per riappacificarmi con questa persona, ma non riesco, non riesco. E in una mia esperienza, anche in un libro, diciamo, che ho letto, il maestro, il nostro maestro, il padre delle costellazioni, Bert Hellinger, proprio raccontava che da lui erano andate due fratelli che non riuscivano proprio a trovare un punto di pace tra loro perché litigavano incessantemente, un conflitto pazzesco, quindi c'era questo rapporto molto conflittuale. Mettendo in scena una costellazione, era venuto proprio fuori che in realtà loro stavano rimettendo in scena quelli che erano stati i loro bisnonni, che avevano, come per la stessa diatriba, non riuscivano a mettersi d'accordo, eccetera. Quindi, andando a sciogliere quella dinamica dolorosa attraverso la messa in scena della costellazione, questi due fratelli hanno risolto, hanno trovato il proprio punto di pace. Quindi, ecco, questo ripetersi dei copioni è senz'altro uno dei segnali più, come dire, no, allarmanti, nel senso che dovrebbe attirare, ecco, la nostra attenzione. Oppure quelle persone che hanno molta difficoltà ad esprimere ciò che provano, quindi i loro sentimenti, e si sentono proprio congelati, cioè vorrei tanto dire quanto gli voglio bene, quanto l'amo, ma non riesco. Io sono congelato, mi sento congelato. E quindi qui si tratta proprio di un codice familiare. Quindi di un codice familiare che è stato, diciamo, trasmesso, ecco, di generazione in generazione, un codice sistemico si può definire in costellazione, per esempio, che può essere qui non si parla di emozioni, quindi questo è un codice sistemico che viene comunque trasmesso inconsciamente, no? Tra i componenti della famiglia e appunto dai nostri avi. Ecco, bisogna vedere poi in quale punto si è, diciamo, spezzato un qualcosa, una relazione sospesa. Ecco, dobbiamo noi andare attraverso la messa in scena, andare a trovare quel punto dove si è spezzato un qualcosa e da lì poi andare a risanare. Ecco, questa è una cosa importante. Quindi io spero, insomma, di avervi un pochino chiarito stasera attraverso questi esempi quali possono essere i segnali che ci fanno pensare che tutto sommato una costellazione, insomma, avrei proprio bisogno di una costellazione. Quindi io sono a vostra disposizione, si possono fare anche online. E quindi potete, insomma, contattarmi attraverso, ecco, attraverso questa rubrica e anche se avete qualche dubbio o mi volete fare qualche domanda, io sarò veramente felice di rispondervi e di togliere qualsiasi vostro dubbio. Vi ringrazio, un abbraccio di luce a tutti voi e una buona serata. Grazie, da Alexia.